Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di tua volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare a tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi tra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino è stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi. Con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. L'anima della sua mamma celeste, mamma santa, oggi più che mai sento il bisogno di starmi stretta con le tue braccia affinché quel divin volere che regna in te formi il dolce incanto della mia alla mia volontà, così che la tenga atterrata e non ardisca di fare nessuna cosa che non sia volontà di Dio. La tua lezione precedente mi ha fatto comprendere l'ergastolo in cui getta la povera creatura l'umana volontà, ed io temo tanto che essa faccia da me le scappatine e prenda il suo posto di nuovo in me. Perciò mi affido alla mamma mia affinché mi vigili tanto io possa stare sicura di vivere sempre di volontà divina. Lezione della Regina del Cielo. Su, figlia mia, coraggio e fiducia nella mamma tua e proposito ferreo di non mai dar vita alla tua volontà. Oh, come amerei di sentire sul tuo labbro: mamma mia, la mia volontà è finita e tutto l'impero lo tiene in me il fiat divino. Queste sono le armi che la fanno stare morendo continuamente e vincono il cuore della mamma tua ad usare tutte le arti amorose di madre affinché la sua figlia viva nel regno della sua gloria. Per te sarà dolce morte che ti darà la vera vita e per me sarà la più bella delle vittorie che farò nel regno della divina volontà. Perciò coraggio e fiducia in me. La sfiducia è dei vili e di quelli che non sono veramente decisi di ottenere vittoria e perciò sono sempre senza armi, e senza armi non si vince e si è sempre intermittenti e vacillanti nel fare il bene. Ora, figlia mia, ascoltami. Io continuavo la mia vita nel Tempio e le mie scappatine lassù, nella mia patria celeste. Io tenevo i miei diritti di figlia, di fare le mie visitine alla mia famiglia divina, che più che padre mi apparteneva. Ma quale non fu la mia sorpresa quando in una di queste mie visite le divine persone mi fecero conoscere che era loro volontà che uscissi dal Tempio, con l'unirmi prima con vincolo di sposalizio, secondo l'uso esterno di quei tempi, con un uomo santo chiamato Giuseppe, e ritirarmi insieme con lui a vivere nella casa di Nazareth. Figlia mia, in questo passo della mia vita, apparentemente parve che Dio voleva mettermi in cemento. Io non avevo mai amato nessuno al mondo e siccome la volontà divina teneva la sua estensione in tutto l'essere mio, la mia volontà umana non ebbe mai un atto di vita. Quindi in me mancava il germe dell'amore umano. Come potevo amare un uomo, per quanto gran santo fosse nell'ordine umano? È vero che io amavo tutti ed era tanto l'amore verso tutti che il mio amore di madre me li aveva scritti uno per uno, con caratteri di fuoco incancellabili, nel mio materno cuore. Ma ciò era tutto nell'ordine divino. Perché l'amore umano, paragonato al divino, si può chiamare ombra, sfumature, atomi d'amore. Eppure, figlia cara, di ciò che apparentemente parve cimento e come strano la santità della mia vita, il Dio se ne servì mirabilmente per compiere i suoi disegni e concedermi la grazia che io tanto sospiravo,
cioè che scendesse il Verbo sulla terra. Il Dio mi dava la salvaguardia, la difesa, l'aiuto, affinché nessuno potesse parlare sul conto mio, sulla mia onestà. San Giuseppe doveva essere il cooperatore, il tutore, che doveva prendere interesse di quel poco umano che ci bisognava, e l'ombra della paternità celeste in cui doveva essere formata la nostra piccola famiglia celeste sulla terra. Onde, ad onta della mia sorpresa, dissi subito Fiat, sapendo che la divina volontà non mi avrebbe fatto male, né pregiudicata la mia santità. Oh, attenzione, se avessi voluto mettere un atto di mia volontà umana, anche sotto l'aspetto di non voler conoscere l'uomo, avrei mandato in rovina i piani della venuta del Verbo sulla terra. Quindi non è la diversità degli stati che pregiudica la santità, ma la mancanza della divina volontà e il compimento dei propri doveri in cui Dio chiama la creatura. Tutti gli stati sono santi, anche il matrimonio, purché dentro vi sia la divina volontà e il sacrificio esatto dei propri doveri. Ma la maggior parte sono indolenti e pigri, e non solo non si fanno santi, ma formano dello stato di ciascuno chi un purgatorio e chi un inferno. Onde, come conobbi che dovevo uscire dal tempio, io non feci motto a nessuno, aspettando che Dio stesso muovesse le circostanze esterne per farmi compiere la sua labile volontà. Come difatti avvenne. I superiori del tempio mi chiamarono e mi dissero che era loro volontà, ed anche l'uso di quei tempi, che io dovessi prepararmi lo sposalizio. Ed io accettai. Miracolosamente, la scelta fra tanti cadde sopra San Giuseppe, e così si fece lo sposalizio e riuscì dal tempio. Perciò ti prego, figlia del cuore mio, che in tutte le cose ti stia a cuore la sola divina volontà, se vuoi che i disegni divini si compiano sopra di te. Ecco, siano lodati Gesù e Maria. Io non so voi, ma ho i complessi della monotonia quando medito queste cose, perché la prima espressione con cui mi viene da esordire è sempre di profondissimo stupore, insomma, perché gli effetti che producono queste cose, anche quando dopo averle lette 3, 4, 5, 6 volte, sono sempre, almeno nel mio cuore, con risonanze assolutamente straordinarie, santamente sconvolgenti, indicibilmente profondi. Allora qui è abbastanza chiaro il cuore, cioè qui emerge la quintessenza della vita della Madonna, con un messaggio assolutamente centrale. Ecco, cioè, per la Madonna dire esci dal tempio e vai sposa nessun umano significa proprio, cioè non possiamo rendercene conto, quindi. E vediamo però come ha reagito, e soprattutto quando spiega la motivazione. Guai a me se non avessi fatto così. Avrei mandato a monte l'incarnazione del Verbo Divino. Quindi adesso ci andiamo un attimo con gradualità, siamo partiti dal culmine e poi c'è tutta quanto una preparazione, no? Prima esortazione, coraggio e fiducia nella mamma tua, e proposito ferreo di non dar mai vita alla tua volontà, ma mai, nemmeno nelle cose più sante, nemmeno nel dire no, io sono tutta tua e guai a chi mi tocca, nemmeno in questo. Vi ricordo la bella espressione che abbiamo sentito nella preghiera introduttoria. La tua precedente lezione mi ha fatto comprendere l'ergastolo in cui getta la povera creatura umana volontà. L'ergastolo. Prigione a vita. È brutta la pena dell'ergastolo, quindi che sono contrario all'abolizione della pena di morte, insomma, dovrebbero riflettere. L'ergastolo, insomma, è una brutta pena.
a vita in galera, senza speranza. L'ergastolo dell'umana volontà. Come amerei sentire sul tuo labbro la mia volontà è finita e tutto l'impero tiene in me il fiat divino. Attenzione. Poi la Madonna dice: queste sono le armi che la fanno stare morendo continuamente. Quali? La decisione. Non parla poi di armi specifiche, di tecniche particolari. Uno, la mia volontà è finita. Se non si dice questa parola, la divina volontà nella nostra anima non ci regna. La mia volontà è finita. Proposito ferreo di non darmi mai vita. Che significa? Cominciamo tutti quanti a pensare alle nostre giornate, nel piccolo e nel grande, e mettere in pratica. Noi capiamo che io questo l'ho sempre percepito, dentro questo mondo si responsabilizza la libertà della persona, sei tu che devi metterti davanti a Dio e vedere, discernere, verificare, agire, operare. Questa è una morte. La Madonna è favorevole all'eutanasia. Ha detto: per te sarà dolce, non pensate, ecco, vi faccio capire, non pensate se qualcuno estrapola queste due parole, no? Per l'altro ha detto che la Madonna è favorevole all'eutanasia, questo per capire la scienza della comunicazione contemporanea, no? Anche le operazioni mediatiche che si fanno, no? Questa è la battuta, però la Madonna qui ha detto: per te sarà dolce morte che ti darà la vera vita. Però è morte, capite? Che ti darà la vita. Coraggio e fiducia in me. La sfiducia è dei vivi, attenzione, questa è una cosa molto interessante, la sfiducia è dei vigliacchi e di quelli che non sono veramente decisi di ottenere la vittoria. Attenzione, guardate che queste sono parole di Maria Santissima, purtroppo, come quando parla Gesù, ci sarebbe stata veramente una giornata intera, cioè la relazione tra la viltà e la sfiducia. Cioè, se una persona è sfiduciata, vuol dire che non vuole veramente combattere e vincere, perché questa battaglia è una battaglia vinta. Dio non può non volere, è più facile che Dio non sia più Dio che non che non voglia che tu venga di sua volontà, perché ce l'ha detto Lui, ci ha creato per questo. Advenia tregnum tuum, fiat voluntas tua, si può trinciare all'interno, lo ripetiamo da 2000 anni. Per cui se tu questo non lo vivi, sicuramente perché non lo vuoi tu, 100%, a 100% proprio, non c'è nessun dubbio. Per cui se c'è una volontà ferma e risoluta, si usano i mezzi e ci si affida alla Madonna e si chiede aiuto, questa cosa sarà senza dubbio. Se questo non c'è, attenzione, si è sempre intermittenti e vacillanti nel fare il bene. Questa è l'esperienza delle anime buone, questo qui, che c'è qualcosa, non sono delle anime cattive. Fanno qualcosa di buono, fanno qualcosa di meno buono, ne fanno una dritta, ne fanno due storte, stanno un giorno bene, due giorni male, eccetera. Questo è ordinaria amministrazione. E adesso qui la Madonna scende a parlare di questo episodio. Un bel giorno la Santissima Trinità gli dice: tu fuori dal tempio e devi vincolarti con uno sposalizio, con un uomo santo, ma devi fare. Attenzione, Dio non gli ha detto tutto anche in questo caso qui, gli ha detto: esci dal tempio e vincolati con uno sposalizio, punto e basta. Cioè, quello che poi San Giuseppe avrebbe fatto, che era talmente santo da offrire il sacrificio anche della sua verginità, quella della Madonna, mica gliel'ha detto questo Signore, non abbiamo nessun motivo di pensare che gliel'abbia detto. Quindi capite che significa questo qui? Significa pronti a tutto.
E la Madonna, non ci rendiamo conto, non sapeva neanche cosa significasse amare una creatura di amore puramente umano, non lo sapeva. Li amava tutti quanti in maniera divina, a differenza di noi, e sappiamo cos'è l'amore divino, ma se amiamo qualcuno è tutto umano, ok? Il contrario. Quindi sapeva manco come fare, ma capite? Lo dice. Come poteva amare un uomo, per quanto gran santo fosse nell'ordine umano? Io amavo tutti, ma era tutto nell'ordine divino. Ti tenevo addirittura impressi al carattere di fuoco, il mio cuore, ma non c'era niente di umano. E ci fa una bella notazione, e questo bisogna vedere se comincia a fare l'esperienza, perché questa è cosa che occorrerebbe fare l'esperienza, cioè lo scarto infinito che c'è tra un amore umano, anche bello, anche lecito, anche santo, e l'amore divino. Ombra, sfumatura, atomi d'amore. Non è neanche lontanamente paragonabile. E teniamo presente, figlioli pregari, che se noi amiamo in modo umano, siamo attaccati in modo umano alle creature, l'amore divino non lo conoscerai qui, non si può. O l'uno o l'altro, perché gli amori umani devono vivere in quello divino. Ma se tu li fai vivere senza l'amore divino, perdi quello divino e ti tieni le povere carabattole dei fallaci, deludenti, piccoli, piccini amori umani. D'accordo? Anche questo dobbiamo tenerlo presente nella nostra vita, desiderio di vivere di morire. Allora, a un certo punto la Madonna spiega, dal suo punto di vista attuale, non spiega se qui la Madonna l'ha capito subito, ma non credo, la Madonna un po' però l'ha capito subito, perché la Madonna questa è una cosa sicura, Tutti gli autori sono concordi, la Madonna non sapeva che sarebbe diventata la madre del figlio di Dio. Questo è proprio sicuro al 100%, sono tutti d'accordo, la tradizione, i santi, tutto, le rivelazioni private, non ce n'è una che dica il contrario, io almeno non le conosco. Quindi questo è un dato certissimo. La Madonna non sapeva che sarebbe diventata la madre del figlio, quindi non poteva fare, diciamo, beh, è chiaro, l'ho sposato San Giuseppe, perché? Perché dobbiamo dare l'apparenza di una famiglia normale, perché dovevo diventare la madre del figlio di Dio, bisognerà dare l'apparenza di una vita normale e ci vorrà qualcuno che si prenda cura di me, di mio figlio. Sarebbe stato molto più facile, capito? Ma lei questo non lo sapeva. L'unica cosa che sapeva è la divina volontà non può portarmi verso il male, nient'altro che questo. Ad onta della mia sorpresa, dissi subito, non ci manco pensato, cioè capite? A Dio si risponde subito. Ecco perché tante volte qualcuno mi scrive le mail, dico, è un buon esercizio, tu prospettati le cose peggiori che Dio potrebbe dire, peggiori secondo il tuo punto di vista, quello ti farebbe più far fatica, più male offrirti. È un esercizio spirituale, e vedi se sei capace di dire fiat, 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 dandogli una bella faccia a queste cose, un bel nome e cognome, perché questo è vivere nella divina volontà. Se tu ti tieni anche una minima cosa, tu non ci stai in questo mondo, perché tenerti una minima cosa vuol dire no, se Dio mi chiedesse questo, ah, a chi che significa? Significa che nel chiederti questo, Dio non t'amerebbe? È possibile una cosa di questo genere? No. Per cui se ti chiedesse questo, Dio ti amerebbe, perché te lo chiederebbe per il tuo bene anche se tu non lo vedi, come non lo vedeva la Madonna in quel momento. Non lo vedeva. La Madonna ha soltanto un infarto, dice, ma io sono sempre stato con il nostro Signore, mi sono andato a perdere il Tempio, nessuno mi conosce, occupandomi della preghiera, nascosta da tutti. Vivendo per prima il mio voto di virginità, potevo uscire con un uomo, io. Dobbiamo cercare di, per quanto possibile, certo la Madonna è la madre di Dio, è la regina della volontà, è difficile entrare nella testolina divina di Maria Santissima, però un'idea ce la possiamo fare, anche in base a quello che dice. Due cose, sapevo che la divina volontà non mi avrebbe fatto male, impossibile. Due, che non avrebbe pregiudicato la mia santità, non avrebbe pregiudicato la tua santità. Non è quello che fai,
non fa niente di se ti sposi, se vai in monastero, se non ti sposi, se vai in missione, se fa quello che ti pare, d'accordo? Ma bisogna vedere che in quello che fai ci sia la volontà di Dio. Io questo l'ho vissuto sulla mia esperienza personale. Io da giovane pensavo che mi dovessi sposare, così non era. Poi però io tutto pensavo di fare, questo posso, meno che il prete diocesano, perché ero sicurissimo che il nostro Signore portasse gli altri lidi. Ci ho combattuto contro questa cosa per anni, durante la vocazione, e anche dopo. Capite? Fino a quando non è tutto. Cioè, il nostro Signore sembra che volesse proprio questo. Capite? Ma io l'ho vissuto dentro di me, che significa la tentazione di voler fare una cosa che ti sembra migliore, ma per amore di Dio. Non perché, cioè, tu pensi che questa sia il modo con cui tu ami il nostro Signore. Ma non lo è, perché Dio non lo vuole da te, capito? Non lo vuole da te, un altro lo vuole, ma da te no. Questo è un passaggio veramente fondamentale della nostra esistenza. Fondamentale. Per quanto riguarda lo stato di vita e per quanto riguarda tante altre cose. E attenzione a cosa dice: se avessi voluto mettere un atto di mia volontà umana anche sotto l'aspetto di non voler conoscere l'uomo. Dobbiamo pensarci a questa frase, dice. Ma che la virginità non è una cosa più eccellente del matrimonio? Non potete dire no, Signore mio. Chiedimi qualunque cosa, ma io ti ho offerto la virginità, me l'hai chiesto tu di offrirtela, me l'hai dato tu l'ispirazione. Posso io rinunciare? Posso io? Capite? Cioè, la Madonna è entrata in questo orizzonte possibile, speriamo di no, ma se gliel'avesse chiesto al nostro Signore per assunto, sentiamo, non glielo può chiedere al nostro Signore, ma se per assunto gliel'avesse chiesto, lei era pronta, perché non ha detto sì, però ha detto devo andare sposa, va bene, al resto ci pensiamo, e ci ha pensato tutto il nostro Signore, ma lei non lo sapeva prima. Non sapeva che San Giuseppe avrebbe assecondato il suo desiderio di castità e l'avrebbe punito. Non sapeva che sarebbe diventato la madre, non sapeva che questo sarebbe stato, eccetera, eccetera. Adesso dice, io non mi rendevo conto che di tutto questo Dio si servì mirabilmente per compiere i suoi disegni e per concedermi la grazia che tanto sospiravo, che il Verbo scendesse sulla terra nel Tempio. La Madonna stava tutto il giorno a dire al Signore, manda il Messia, manda il Messia, manda il Messia sulla terra. Capite? E esci dal tempio e sposati era la risposta alla sua preghiera, ma nessuno lo poteva immaginare, capite? Nessuno, se non gli angeli forse lo sapevano, nessuno poteva immaginare, era la risposta alla sua preghiera, capite? Queste cose le devono far comprendere, perché a noi questo non ci entra bene in testa. Noi non abbiamo idea, a mio modestissimo avviso, di chi sia il Padre Eterno. Noi non ce l'abbiamo, non ci crediamo, non ci crediamo. Non ci crediamo. Il Padre Eterno quello che vuole, il Padre Eterno manda lui. Il Padre Eterno ha dei disegni che sovrastano enormemente i nostri piccoli modi di pensare. Per questo che bisogna dargli un credito assoluto, senza nessun problema. Perché se lo merita, d'accordo? E perché sa bene che farlo. Questo è il merito della nostra fede. Questo. Credere questo e dargli il 100%, la carta bianca, assoluta. Senza nessun tipo di cosa, cioè mettiti nella condizione peggiore che ti possa succedere sul piede della terra e vedi se ci staresti per amore di nostro Signore. E questo poi lo devi mostrare, perché non lo devi dire e poi lo devi fare. Se avessi voluto mettere un atto di mia volontà umana, un atto, anche sotto l'aspetto di non voler conoscere l'uomo, cioè se avessi detto posso pure andare sposa, però mi raccomando, alcune cose no. Non andava bene. Poi alcune cose sono state, no? Il nostro Signore sarebbe fatto, avrebbe mandato tutto quanto l'esercito del cielo, piuttosto che permettere una cosa del genere. La Madonna non vista mai nessuno, neanche nuda, sul pianeta Terra. Figuriamoci se qualcuno poteva toccarla. Ma ci pensa lui, non ci devi pensare tu. Ci pensa lui se questo vuole. Qualcuno l'ha mai toccata la Madonna? Qualcuno l'ha flagellata la Madonna?
A Gesù Cristo non l'hanno flagellato, non l'hanno messo in croce. Chi è più grande, Gesù Cristo o la Madonna? E come mai che la Madonna nessuno gli ha mai fatto niente e a Gesù Cristo non l'hanno messo in croce? La Madonna è stata una redentrice, sì, ma con redentrice nel cuore. Se ha fatto qualche penitenza per la nostra salvezza, l'ha fatto chiuso in camera sua, nessuno l'ha vista. D'accordo? Potevano, potevano mettere in croce pure la Madonna? Non potevano? Se Dio avesse voluto che questo fosse necessario alla nostra redenzione, pensiamo che forse la Madonna ci sarebbe andata in croce, ci andava subito. Ma Dio questo non ha voluto perché non ha permesso che nessuno violasse la santità esteriore del suo corpo, nessuno. Per cui se ci va tutto quanto l'inferno davanti alla Madonna, capite? Nessuno la tocca, capite? Se ci vanno tutti quanti i più grandi violentatori puri del mondo che si mettono e la vogliono aggredire, non ci vanno. Voi sapete che se uno legge le storie delle sante martiri, non mi pare che proprio Santa Lucia, se non mi ricordo male, perché molte volte nei martiri c'erano, capite, prima la violenza e poi di martirizzo, ma diventavano pezzi di pietra, non sono riusciti a mettermi le mani addosso alle leggi cristiane, capite? Per un intervento divino. Perché se Dio decide di no, è no. Poi l'hanno ammazzato perché Dio ha deciso quello, sì, che voleva dargli la grazia del martirio, ma gli hanno fatto esattamente né più e né meno di quello che Dio ha disposto che gli facessero. Questo non ci entra dentro la testa, perché se ci entrasse bene in testa, provate a pensare, sarebbe tutto quanto facilissimo. Per questo che l'ho detto l'altra volta, ma è facile o difficile dire la divina volontà? Dipende. È difficilissimo se tu non entri in un certo orizzonte, è facilissimo se tu entri in un certo, in un altro orizzonte. Facilissimo non significa senza impegno e senza fatica, capite? Ma se io sono fermamente convinto che non si muove voglia che Dio non voglia, e che quindi gli eventi della vita, tutti gli eventi della vita, no, cioè, ma dopo vedi la volontà di Dio pure se ti è cascato un bicchiere per terra. Certo. Perché un bicchiere per terra, ma Gesù, ma se siamo sordi, nel Vangelo cosa ha detto? Cioè, questo non ci sta divisa di carretta, cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Cinque pastori non si comprano forse con due soldi, cosa dice? Neppure uno cade senza che il Padre vostro lo voglia. Non cade un passero per terra senza che il Padre vostro lo voglia. Pensate che io ho perso i capelli senza una divina disposizione? I capelli del vostro capo sono tutti contati. Se ogni tanto si può scherzare con il nostro Signore, dico, a me diventa sempre più facile, capite? Ma non cade un capello dal capo, cioè, stai esagerando. I proverbi popolari sono proverbi popolari, capito? Queste cose dentro la capoccia non ci entrano, dentro la Madonna, dentro la capoccia della Madonna erano chiarissime. Quindi non si tratta di quello che fai, ma si tratta se quello che fai è quello che Dio vuole. Come lo fai? Perché lo fai? Per chi lo fai? Allora sì. Tutti gli stati sono santi, dice Maria. Anche il matrimonio. Voi sapete, stiamo ancora in un contesto, sapete che per secoli nella spiritualità cattolica, se vuoi diventare santo devi diventare religioso, neanche prete, perché la vita religiosa è la via della perfezione da un punto di vista oggettivo, cosa che rimane vero anche adesso, capito? Ma la via, la consacrazione religiosa è la via della perfezione oggettiva, ma per chi? Per coloro che Dio chiama a percorrerla. Ma se tu sei chiamato ad essere moglie o marito, tu non devi farti frate o sorella. Se tu sei chiamato ad essere prete diocesano, non devi diventare religioso. Se tu sei chiamato ad essere laico o laica e basta, battezzata e battezzato, non devi fare niente, ma devi sposarti e diventare suore. Ma la maggior parte sono indolenti e pigri, perché non compiono i doveri del proprio stato. Guardate che... Sapete quanta gente
è sposata e sta tutto il tempo a pensare se mi fossi fatto suora, se mi fossi fatto prete, io non posso parlare in pubblico, ma ce ne stanno tante, e viceversa, suore, prete, se mi fossi sposato, chi me l'ha fatto fare, entra in convento, viceversa, d'accordo? E allora cosa succede? Che se tu, la maggior parte sono indolenti e pieghi, non solo non si fanno santi, ma formano dello stato di ciascuno, chi un purgatorio e chi un inferno. Noi sappiamo che ce ne stanno tre di posti dopo la morte: inferno, purgatorio, paradiso. Ma di questi noi abbiamo il trade qui, perché ci stanno i trade divini. Tu puoi vivere, che cosa è la vita della divina volontà? Che cos'è la vita della divina volontà? Cos'è? È il paradiso anticipato, è l'Eden terrestre, il destinato. Che cos'è la vita di volontà umana? O il purgatorio anticipato o l'inferno anticipato. Questo. Che trailer ti vuoi vedere? A questo trailer, la scelta, cioè il tasto lo schiacciamo noi a che tipo di trailer vogliamo vedere, quindi che tipo di vita cominciamo a vivere in questo mondo. Non lo schiacciamo. Dio conosce soltanto un posto. L'inferno l'ha creato il diavolo, questo penso che sia chiaro per tutti quanti, eh? Dio non si mette a creare l'inferno, non c'è tempo da perdere, eh? Il purgatorio è una necessità per far arrivare al paradiso chi non ci potrebbe arrivare, capite? Ma la cosa che Dio ha creato è il paradiso, Dio non conosce altro. Le sofferenze che noi abbiamo in questo mondo non ci sarebbero dovute nemmeno lontanamente essere. Io spero che nessuno di voi dubiti che la sofferenza è estranea alla volontà di Dio di per sé. È solo perché noi abbiamo inventato noi il peccato che c'è la sofferenza, e la sofferenza offerta e accolta con amore che salva, altrimenti non ci sarebbe dovuta essere. Dio non ha creato la morte, non gode la via dei venti, non avrebbe dovuto esserci niente di brutto neanche in questa vita. Questa è la conoscenza autentica di nostro Signore. Voi capite? Cioè, io quando lessi queste cose, non dobbiamo dare anche troppa colpa al diavolo, perché il diavolo certamente fa tutto quello che fa, ma l'asse della bilancia è la nostra volontà umana che pende o da una parte o dall'altra. Il diavolo tira, ma pure Dio tira. Il diavolo tira con le catene, Dio tira con i vincoli d'amore, ma tirano tutti e due, siamo noi a poi vedere da che parte vogliamo andare a pendere. Cioè gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta non negano evidentemente l'esistenza del diavolo, ma ne relativizzano l'incidenza, perché il diavolo non può fare niente se tu non gli dai il tuo fiat a lui, come ha fatto Adamo ed Eva, che ci hanno creduto a quelle stupidaggini che dicevano nel paradiso terrestre. Il fiat che ha dato il nostro Signore non va al diavolo. Vedete, nel giorno dell'Annunciazione, i padri della Chiesa, c'era un albero, è venuto il serpente, ha fatto un annuncio e Eva ha detto fiat. Poi c'era l'altro albero, sarebbe stato l'albero della croce, è venuto l'arcangelo Gabriele, ha dato un altro annuncio e la donna ha dato un altro fiat. Quindi, credere che Dio è tanto buono da farmi madre di Dio, o credere che Dio è tanto cattivo da essere il concorrente della mia felicità, questo era l'annuncio del serpente, insomma, no? A chi diamo retta noi? Ecco, come conobbi, attenzione, altra cosa, che dovevo uscire dal tempio, non ne ho parlato con nessuno. Shhh, ha detto fiat, dopodiché vediamo quello che succede. Mica andrà dal tempio e dai sacerdoti, non ho fatto niente, non ho fatto nulla. Questo vuole Dio, ci pensavo. Che è successo? Aspettando che Dio stesso muovesse le circostanze esterne, Dio ti ha manifestato la sua volontà, fermo. Ci pensa lui, non ti devi preoccupare tu di come si realizzano i suoi disegni, perché i suoi disegni, se c'è il tuo consenso, realizza lui. A tutti che soltanto state buone e fa quello che dice lui. Che succede? Guardate, aspettando che Dio muovesse le circostanze esterne per farmi compiere la sua nobile volontà, ormai l'aveva conosciuto. Che è successo? Sono andato sul prete per dirgli: Maria, vieni un po' qua, senti, figlia cara, tu sei una donna ebrea, come tutte le donne ebree devi dare figli al nostro Signore. Ormai sei diventata una signorina, è tempo di andare a casa e i tuoi sacerdoti ti sceglieranno un bello sposo, tu
te lo tieni, te lo porti alla casa e darai i figli in avere. Sono stato chiaro? Chiarissimo, sacerdote, benissimo. E questo è quello che è successo. Miracolosamente, la città cade su San Giuseppe, questa è una tradizione antichissima, tradizione nata in ambito cattolico, confermata sia dagli scritti della Venerabile della Greta, sia da Maria Valtorta, che la scelta di San Giuseppe fu miracolosa, perché i sacerdoti convocarono tutti quanti i giovanotti della tribù di Giuda, come era Maria, presenti a Gerusalemme, sapevano che questa ragazza, sapevano come si era comportata, per esempio, di nobili costumi, di grandi virtù, dice, a chi la diamo, sposa? E fecero scegliere al nostro Signore, distribuirono dei ramoscelli, non mi ricordo di quale verello, miracolosamente fiorì quello che aveva in mano San Giuseppe. Dice, Dio ha scelto lo sposo, quello è il tuo sposo. E il resto poi l'avrebbe portato avanti il nostro Signore, così come lo ha fatto, attraverso la relazione tra Maria e San Giuseppe, mettendoci le mani lui in persona quando era necessario, dopo rivelare a San Giuseppe che il figlio di Maria non era figlio umano, ma era figlio di Dio, eccetera, eccetera. Facendo sempre e comunque tutto. La Madonna ha semplicemente, come dire, vedete che significa andare nell'onda, no? Si è messa sull'onda e si è fatta portare. Ma noi non lo facciamo questo qui, io non ne conosco una di anima che sia così, Adesso sono esatto una. Qualcuno con molta fatica si lascia leggermente, capite, suggerire, capite, per quanto lo possa fare, quasi nessuno qualcosa. Perché non c'è niente a cui l'uomo tiene di più che la propria volontà. E siamo diffidenti nei confronti, è un peccato gravissimo la diffidenza nei confronti del nostro Signore. Noi non ci pensiamo, avere paura, non fidarsi, non affidarci. E non possiamo dire, ah, io il nostro Signore ce l'ho paura degli uomini, non di lui. No, non c'è. Gli uomini non contano niente per chi si affida nelle mani del Signore. Gli uomini sono strumenti di esecuzione dei suoi voleri. E Dio fa questo senza violare nessuna libertà di nessuno, tra l'altro. Quindi il problema è sempre grosso dentro di noi. Vediamo con l'amore di Maria Santissima. Ti prego, figlia del mio cuore, che in tutte le cose, tutte, ti stia a cuore la sola divina volontà. Se vuoi, c'è un esempio su se vuoi, che i disegni divini si compiano sopra di te. Oppure, se vuoi, fare di testa tua cosa di cui il Signore ti lascia piena volontà, ma di cui raccoglierai i frutti non buoni in questa e nell'altra vita. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.